La carrozza era passata da pochi minuti e già la neve riempiva i solchi lasciati dalle ruote. Tanto nevicava fitto quella sera, senza tramonto, sui tetti di Vienna. L'unica luce era il biancore silenzioso della neve. Mozart, in piedi dietro la finestra dello studio, guardava i solchi scomparire e pensava ad altri solchi di ruote lontani nel passato, i solchi della carrozza di posta che lo portava via da Torino, sulla strada del ritorno dopo un lungo viaggio in Italia. Anche allora nevicava e lui, che sedeva dando le spalle al postiglione, guardava quei segni paralleli così nitidi e così effimeri che inducevano nel suo cuore un senso di struggimento. Non aveva mai potuto dimenticare quella partenza mattutina, prima di un'alba che non veniva mai, perché il cielo non c'era, ma c'erano soltanto muri grigi e biancore di neve. Suo padre era preoccupato del viaggio e anche il postiglione, lui, era solo triste, perché la partenza aveva troncato la sua piccola storia d'amore, di cui sentiva una tenerezza dolce e dolorosa in fondo al cuore. Quante cose aveva veduto in quel viaggio a Torino, cose che i suoi occhi e la sua mente bevevano avidi e il cui ricordo, ora lo sapeva, più tardi si era trasformato in musica. Tutte le esperienze della sua vita erano diventate musica, gioia e dolori, momenti belli e momenti brutti. Lo sapeva forse già allora, mentre i cavalli lo portavano lontano dalle persone che avevano fatto sia pure per breve tempo parte della sua vita. Forse non lo sapeva, ma quel vecchio misterioso del teatrino gliel'aveva detto e lui ripensava spesso alle sue parole. Lo avevano confortato in quel momento quando aveva dovuto dire addio per sempre a Rosina, di cui si sentiva perdutamente innamorato. Lo avevano confortato sempre, anche più tardi, perché significavano che nulla della sua vita sarebbe andato perduto se lui fosse riuscito a tradurlo in musica. Mozart sorrise al ricordo e diede un ultimo sguardo dalla sua finestra. I solchi della carrozza erano scomparsi. La neve copriva tutto. Si allontanò dalla finestra e tornò al suo scrittoio, si versò un bicchiere di vino e lo guardò in trasparenza contro la lucerna. «Eh sì», pensò. «Allora correvo incontro alla vita. Chi inseguivo nella mia cavalcata immaginaria? Inseguivo quello che ancora non conoscevo e che volevo conoscere. Un futuro che mi pareva pieno di cose da afferrare, comprendere, fare mie. Gioie, dolori, tutto mi attirava come un magnete. A tutto andavo incontro, con l'entusiasmo del conquistatore. Beve un sorso dal suo bicchiere, un sorso di quel vino ungherese che gli faceva compagnia nella solitudine. Lo aiutava a scrivere quando la mano si fermava sul rigo. Gli ridestava le note nell'animo, quando il cuore taceva. Andavo incontro alla vita. Come un guerriero col cuore intrepido, armato di gioia e di coraggio. «Che cosa canticchi, Wolfi?» gli aveva chiesto un giorno suo padre, che lo sentiva canterellare delle note tra sé e sé. «Ah, niente, immaginavo di essere su un campo di battaglia», aveva risposto. «Un campo di battaglia? E contro chi stai combattendo?» Allora si era come risvegliato e aveva chiesto: «Posso raccontarvi una cosa, padre? Un giorno, andandomene a zonzo per Torino, come sapete che mi piaceva fare, sono capitato in un luogo dove si incrociavano quattro strade, ai margini della città, anzi quasi in campagna. E là c'era una forca. In tutte le città c'è una forca, figlio mio. È triste, ma non se ne può fare a meno. Ma là, padre, c'era anche un impiccato. Un povero uomo mal vestito, senza scarpe. Mi ha molto rattristato. È una delle tante cose che ho imparato nel mio soggiorno in quella città magica. La morte, lo squallore della miseria, la tristezza di essere soli, così come quel povero impiccato. Ho imparato che nella vita c'è anche quello. Ma hai avuto anche molte esperienze belle, divertenti, sei stato festeggiato, hai conosciuto gente simpatica. Certo, padre. Quello che voglio dire, quello che ho capito,
è che non devo aspettarmi solo cose belle dalla vita, ma di tutto, cose di ogni genere, anche molto tristi. È inevitabile, Wolfi, è così per tutti. Ma ho imparato anche come posso difendermi dal dolore, dalla tristezza, dal pensiero della morte. E come? Aveva chiesto suo padre. Vedete, padre, quando mi sono trovato davanti alla morte, così, all'improvviso, mentre camminavo canticchiando con la testa piena di note, ho provato un tale turbamento che tutte le note sono fuggite via e dentro di me si è fatto silenzio. Capisco, ma dal dolore, dal pensiero della morte, come pensi di poterti difendere? Richiamando nella mia mente tutte le note che erano fuggite e schierandole in difesa come un esercito di arcieri pronti a scagliare frecce contro il cavaliere del mantello nero. E dopo aver respinto l'assalto del nemico, mi siederò sul campo di battaglia con quei miei compagni d'armi, le mie note, a pregare Dio che voglia darmi sempre la capacità di trasformare tutto in musica, il bello e il brutto della vita. Parli di cose più grandi di te, Wolfi, ma spero che Dio ti ascolti. Thank you.
Era stato proprio così. Quante volte si era fermato sull'orlo della disperazione, chiamando in aiuto le note, la sua musica. Quante volte la solitudine e la tristezza avevano trovato conforto sulla tastiera o al suo scrittoio. Ora, che la vita gli stava aperta davanti come un libro di ricordi, sapeva che se non avesse avuto la sua musica, sarebbe stato infelice. Infelice? No, non era la parola giusta. La sua vita in fondo non era stata peggiore di quella dei suoi conoscenti. Forse sì, gli era mancato qualcosa, o meglio, avrebbe voluto viverla con una pienezza maggiore. L'amore, per esempio. Aveva avuto amanti, avventure, soprattutto, perché nasconderselo, quando aveva successo. Sua moglie poi gli aveva dato molta gioia, piacere, era una buona compagna, anche se spesso gli pareva che non lo capisse. Lo tradiva anche negli ultimi tempi, ma anche lui l'aveva tradita e più spesso di lei. Però proprio ora che si sentiva vecchio e triste, lo lasciava spesso solo. Vecchio, ma se aveva 35 anni. Amadè, che ti prende? Si riscosse dai suoi pensieri e beve un sorso di vino. Aveva vissuto molto intensamente la sua vita, aveva lavorato molto, ecco perché gli pareva di essere vecchio, perché aveva tanti ricordi. Anche ora, quei solchi nella neve gli avevano riportato alla mente vicende lontane, ma così nitide, come fossero recenti. Quella ragazza di Torino, per esempio, Rosina, aveva un nodo in gola quando era partito in quella mattina di neve. Ma appena aveva visto il sole vincere le nubi, si era rasserenato e la tristezza era scomparsa. Era fatto così. Lui non sopportava di essere triste. Ma forse la presenza di quella ragazza a cui aveva dato un solo bacio, così, mentre già fuggiva, era ricomparsa nella sua musica tutte le volte che aveva scritto l'attesa dell'amore, l'aspettativa che riempie il cuore, quell'immaginare, quel percorrere la realtà che poi era sempre molto più modesta, deludente talvolta. Smise di scrivere e si sedette al pianoforte e continuò a comporre sulla tastiera. Era diventato il suo amico, il pianoforte. Il mio compagno, disse in italiano. E gli venne in mente che suo padre gli aveva spiegato che la parola compagno deriva da cumpanis, colui con cui si divide il pane. Sorrise. Era così solo ultimamente, che poteva considerare il pianoforte il suo cumpanis. Questa sera, disse forte, quando Primus mi porta la cena, mangerò qui con te sulla tua tastiera. Prima la chiudo però e brinderò con te, dal momento che non ho nessun altro con cui brindare. E continuava a suonare gioia e tristezza, quasi senza accorgersene, certo senza pensarci. Ma la malinconia tendeva a prevalere. Non riusciva a impedirsi di chiedersi perché. A che scopo si viene al mondo, si ama, si soffre, si lavora, si fanno tante cose belle, stupide, se poi... Perché? A che scopo? Questi punti interrogativi lo perseguitavano in certi momenti della sua vita e anche ora, in questo momento, venivano fuori nella musica che stava componendo, in quel concerto per pianoforte e orchestra a cui affidava ricordi, pensieri, affetti. Perché? Perché? Gli pareva che il pianoforte da solo terminasse le sue frasi con quella domanda, insistentemente, dolorosamente. E intanto pensava che, sì, la musica non gli aveva impedito di soffrire, ma gli aveva permesso di esprimerla, quella sofferenza, di tirarla fuori dal suo petto, come ora, e ringraziava Dio di avergli dato quel talento, di comunicare con gli altri, di non essere completamente solo, anche quando era solo. Come ora,
che tutti erano lontani o lo avevano abbandonato o non si curavano di lui. E aveva strane paure, oscuri presentimenti. Gli pareva talvolta di sentire la presenza della morte. Il suo animo tremava sull'orlo dell'abisso e solo la possibilità di esprimere in musica anche questo lo salvava dalla disperazione. La mia è la solitudine di chi ha vissuto tutto dentro di sé. Si sedette al pianoforte e improvvisò una frase. La solitudine di chi le cose importanti della vita le ha vissute solo con se stesso. Mentre recitava la sua parte sulla scena del mondo. Riprese la frase, variandola, estendendola. E ogni sentimento era chiuso in me, non condiviso con altri. Si alzò bruscamente e tornò alla sua finestra preferita. Ma che dici, Amadè? Tu hai amato la gente, il teatro, la vita. Che cosa ti viene in mente ora? Forse tutta questa neve ti fa sentire come un eremita in cima a una montagna, in un luogo impraticabile. Sei assediato dalla neve. Ecco. Ma non è la prima volta che a Vienna nevica così. Tornò al pianoforte e riprese a suonare. Le note si spiccavano, tristi, come se avessero un peso. Il peso della solitudine. Quel pensiero si impadronì nuovamente del suo animo. No, no, lui non era stato più solo degli altri, lo era stato in modo diverso. Continuava a suonare perché le note sgorgavano quasi direttamente da quei pensieri che rivolgeva in mente. In che modo lui era più solo degli altri? Da che cosa nasceva questa sua impressione di essere sempre stato solo di fronte alle cose della vita? Forse perché tutte le cose belle o brutte avevano in lui una risonanza diversa, diventavano parte del suo essere. Oppure perché acquistavano una penetrazione insolita. Qual era il senso vero di questa solitudine che sentiva addensarsi attorno a sé e che in misura diversa aveva sempre sentito presente, anche quando era giovane, o addirittura bambino e, come dicono, spensierato? No, forse spensierato non lo era stato mai. Perché? Che cosa c'era di diverso tra lui e gli altri? Un diverso modo di sentire le cose? Una diversa cassa di risonanza? Pensò guardando il suo pianoforte. Tutte le cose hanno in me una diversa risonanza. Posso soffrire molto per qualcosa che non farebbe soffrire nessuno e non essere che superficialmente offeso per qualcosa che getterebbe gli altri nella disperazione. In che cosa era diverso il giovane Mozart, già allora poco più che bambino? Perché era capace di soffrire per un fiore che appassiva o di star male guardando un tramonto? Gli era capitato più di una volta di sentirsi invadere da una tristezza mortale, guardando in certe sere d'autunno le ombre allungarsi nel crepuscolo e sbiadirsi fino a perdere i loro contorni. Che angoscia provava. Era l'immagine della morte. Eppure sapeva che il sole risorge sempre al mattino.
Non si sentiva nessun rumore, ora, in casa. Nessun rumore dalla mattina alla sera. Questa solitudine reale andava ad aggiungersi alla solitudine che era propria del suo animo e che ora capiva che cos'era. Era il sentire le cose in un modo suo, diverso dagli altri, con una diversa cassa di risonanza e poter essere in pace con se stesso, sereno, almeno in parte, quando questa risonanza che era in lui si traduceva in musica, si esprimeva e si comunicava agli altri. Solo allora gli pareva che le emozioni si placassero, che anche il dolore più profondo si stemperasse di dolcezza e tutte le cose della vita prendessero il giusto posto e la giusta dimensione in un ordine a lui misterioso, ma che su di lui dettava le sue leggi. Tutto può rientrare nell'armonia, pensò, e l'armonia può medicare qualsiasi ferita. La sofferenza resta, ma è come se si avesse la certezza che non è vana, che ha la sua ragion d'essere in qualcosa che ci sovrasta. Tornò al suo pianoforte e riprese a comporre. E intanto pensava che Dio, o il destino, o chi fosse, gli aveva fatto un grandissimo dono. Non la felicità, che è desiderio vano, ma la capacità di dare un senso alle cose, nella sua arte, a tutte le cose. E di questo dono egli era grato sempre, ma ora soprattutto che capiva qualcosa di quel grande mistero che è l'arte. Capiva che al di là del successo, del plauso del pubblico, che tra l'altro non aveva nemmeno più, l'arte è la cosa più importante della vita. E chi più ne partecipa, forse più soffre, ma di una sofferenza non inutile, anzi necessaria. E pensava anche, mentre continuava a comporre e la sua mano destra si perdeva nei trilli, che era una cosa meravigliosa dare una risposta a quelle domande che tanto lo avevano tormentato. O meglio, sapere che anche i perché senza risposta fanno parte del mistero che bisogna accettare. E più si addentrava in questo pensiero, più sentiva che doveva continuare il suo lavoro con l'umiltà dell'artigiano, che fa una cosa utile a sé e agli altri. Un bicchiere per bere, un oggetto per rendere più comoda la vita, un'opera d'arte per far sentir meno le sofferenze della vita. Quasi senza pensarci, concluse il secondo movimento con un piccolo canto di gratitudine, sommesso, come deve essere una frase rivolta a chi ti ha fatto un dono che nemmeno puoi capirlo tutto con la mente, mentre forse lo capiscono le tue mani che suonano. E in cambio di quel dono devi accettare tutto, il bene e il male dell'esistenza, e sopportare. Riempì il suo calice dell'Eucaristia e lo alzò verso il pianoforte. A te, amico mio, ultimo amico fedele, a te e alla tua cassa di risonanza. Pensa un po' che cosa farei se nessuno avesse inventato gli strumenti musicali. Rimase un po' in silenzio, come se questa possibilità lo turbasse. Ma che idea cretina, disse bevendo dal suo calice. L'inventerei io, no?
fiore, pensò Mozart, ecco di che cosa ho bisogno, un fiore che mi dia l'illusione della primavera, del calore, del sole e che mi faccia passare questi tristi pensieri che mi hanno assalito. Mio Dio, pensava riempiendo il rigo di note, fa che veda ancora una volta la primavera, anche se dovesse essere l'ultima. Voglio vedere il cielo riempirsi di sole e i grandi meli fioriti sulle colline viennesi. Voglio sentire gli uccelli assordare il bosco al tramonto e il ronzio delle api sui fiori e l'aria vibrare dei mille suoni della vita. Fammi questo dono, Signore, e io accetterò tutto quello che vorrai. E poi scriverò il requiem che mi hanno commissionato per cercare di avvicinarmi a te, di approdare alla terra che sta oltre l'abisso, come il naufrago che tende le mani alla riva, e attenderò che giunga, se vuol giungere, l'ultimo postiglione per il mio ultimo viaggio. Scrisse ancora il finale, poi depose la penna e beve un sorso di vino. Thank you.
Dio mio, disse ad alta voce, ho scritto tutta la mia vita, con il suo bene e il suo male, con tutte le sue gioie e tutte le sue sofferenze, e la fatica anche, la solitudine, i colpi duri dell'esistenza, la tristezza della mia sera che si preannuncia. Ma se dovessi ricominciare... Mozart si alzò in piedi, sollevando il suo calice dell'Eucaristia. Se dovessi ricominciare, ripercorrerei i miei passi, ad uno, tutti, fino alla fine.